Buongiorno, sono Alessandro Staderini, uno dei soci fondatori dell'associazione Umami Area. Umami Area nasce qualche anno fa per volontà di un gruppo di persone, amici, colleghi, appassionati del mondo del caffè. Nasce con l'intento e lo scopo di portare avanti, di provocare un po' una scossa in quello che è il mondo del caffè italiano, un mondo piuttosto conservatore in cui la fanno da padrone le grandi marche di caffè. Noi già dall'inizio abbiamo cercato di impostare i nostri corsi, le nostre esperienze in maniera provocatoria nel senso siamo andati a cercare a spiegare alle persone che il mondo del caffè non è solo uno, ma è una varietà piena di mille sfaccettature. Alla base di tutto questo, ripeto, c'è una grande passione e una grande amicizia che col tempo si è consolidata tra i vari soci. Tra le varie iniziative proposte in questi ultimi anni di particolare interesse e innovative sono stati i camp formativi in piantagione. Siamo partiti con l'Honduras, siamo partiti con la Colombia, con il Brasile e questo ha permesso a tante persone di essere portate in piantagione per capire, vedere come nasce, come cresce il caffè, come viene lavorato il caffè. È un programma che nel corso degli anni pensiamo ancora di ampliare altre aree di produzione caffeicole in varie parti del mondo.